1947. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 23 nazioni firmarono un accordo su tariffe e commercio, il GATT. L'obiettivo era quello di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale, la stabilità ed un senso di comunità globale. Il GATT era la chiave. Nei successivi 50 anni il GATT è cresciuto e ha gettato le basi per una nuova organizzazione per il commercio mondiale, il WTO. Stiamo scrivendo le regole per una nuova economia globale. Con 150 paesi aderenti, il WTO controlla il 90% del mercato mondiale. A differenza del GATT, il WTO può imporre delle sanzioni ai paesi membri che violano le sue regole. Insieme all'allargamento del libero commercio, il WTO si propone di aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi in esso. Ha poco a che fare con il commercio e di certo non è libero. È un sistema di controllo globale per il quale nessuno ha votato e che nessuno controlla. Significa solo abbattere le frontiere degli stati. Così che le multinazionali possano operare liberamente ovunque, senza interferenze dei governi e della pubblica opinione. Quello che ne scaturisce è che il valore del denaro prevale sul valore della vita e che i diritti umani e la salvaguardia dell'ambiente sono subordinati alle necessità del commercio. Il WTO impone la sua volontà ai governi. Aria pulita, regole violate, casi di asma in aumento. Cibi geneticamente modificati introdotti in Europa. I piccoli produttori di banane schiacciati dalle multinazionali. Nonostante i problemi e le critiche, il WTO continua a crescere e ad aumentare il suo potere. L'Organizzazione del Commercio Internazionale ha approvato un accordo storico. Dopo 12 anni di estenuanti negoziati, a Bali è stata firmata un'intesa approvata all'unanimità dai 159 paesi membri del WTO, che abbatterà le barriere commerciali dando il via ad una liberalizzazione dello scambio di merci in tutto il mondo. Il patto prevede lo snellimento delle procedure doganali e, secondo i calcoli del WTO, dovrebbe generare oltre 960 miliardi di dollari e 21 milioni di posti di lavoro, la maggior parte nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Proprio questi ultimi dovrebbero trarre i vantaggi maggiori dall'accordo, compresa la possibilità di accumulare derrate alimentari da distribuire ai più poveri. Alcune ONG restano però scettiche e temono che le nuove regole faciliteranno soprattutto le multinazionali. La strada per l'applicazione resta comunque ancora lunga. Tutti gli stati dovranno far approvare dal Parlamento gli accordi e poi rendere operative le misure.